È pronta ad entrare nel vivo la stagione turistica di Santa Maria Maggiore. Quali le principali novità? Le novità sono offrire a coloro che vivono questi prossimi 6 mesi, perché la proposta parte oggi per chiudersi a dicembre, delle opportunità diverse, quindi trattenimento, cultura, svago, sport, divertimento, offerto con grande qualità, con grande competenza, cercando di mantenere le iniziative standard, quelle più importanti come il Festival Sentieri e Pensieri, il Raduno Internazionale degli Spazzacamini, la Sgamelat Vigezzi, i mercatini di Natale, fuori di zucca, ma questi sono eventi che hanno la loro storia, ce ne sono molti altri che danno quindi ad una stazione turistica la possibilità di poter offrire a tutti coloro che la visitano, che qui villeggiano o che ci vengono per turismo, di poter godere di opportunità diverse, dal classico al popolare, la musica, dal tennis al campo del golf, per quanto riguarda lo sport, alla scuola di belle arti all'interno della quale ci troviamo questa sera, dove abbiamo presentato la stagione e con particolare orgoglio, grande grazie a Fondazione Cariplo, riusciamo a dire che questa scuola sarà il terzo elemento del filone dell'emigrazione vigezzina sul quale il Comune vuole investire. È fondamentale per un'area turistica. Gli eventi da noi sono consolidati, siamo un paese piccolo, farne molti di più non è facile, ma ci auguriamo che con un aiuto anche delle associazioni, che sono fondamentali per questa stagione che presentiamo, e degli operatori economici si possa migliorare. Fondamentale infine comunque è anche il lavoro prezioso fatto in sinergia con le associazioni del territorio. Assolutamente in sinergia, l'ho detto poco fa e lo ribadisco, noi organizziamo tanti eventi, noi coordiniamo e ringrazio il mio responsabile dell'ufficio cultura, la dottoressa Monica Mattei, però coordiniamo anche un grande lavoro che viene svolto dalle associazioni, sono tante, se ne cito una dimentico tutte le altre e non lo voglio fare, ma si ritengono tutti veramente ringraziati, perché senza il volontariato e senza il mondo associativo non c'è partecipazione e non c'è un completamento di quella che è un'idea di paese, un'idea di sviluppo e un'idea di proposta turistica che questo comune vuole mettere in atto. Solo insieme si può davvero crescere.